Questo tema a me è molto caro, ho voluto con forza nell'ufficio di presidenza che un pezzo della giornata della festa della Toscana si dedicasse ai ragazzi, è un tema a me molto caro perché a mio avviso un atto di violenza, una comunicazione, un post, un messaggio WhatsApp, una cosa detta o non detta in uno spogliatoio di calcio, una cosa detta o non detta in una classe a un ragazzo può essere un atto di violenza fortissimo, si può uccidere anche con le parole. Allora era questo il senso, provare a dire: nel 1786 abbiamo detto che alla violenza non si risponde con violenza, quindi abolizione della pena di morte. Quali sono le violenze attuali dei giovani? Molte volte più che un cazzotto, come avveniva forse ai nostri tempi, oggi può esserci una parola, una cosa detta, non detta, un ammiccamento, una frase, un messaggio che fanno male, uccidono i giovani. Allora i giovani devono diventare sentinelle di libertà, un rappresentante di classe, un capitano di una squadra di calcio, un allenatore, un sindaco, un insegnante, un genitore, ognuno di noi, i ragazzi stessi, sentinelle di libertà dei ragazzi stessi. Allora i ragazzi devono essere in grado di indignarsi, di liberarsi, di non limitare la propria libertà. Noi dobbiamo trasmettere questi valori che poi alla fine indirettamente diventano i valori della cultura della Toscana, perché dentro la cultura della Toscana ci sta tolleranza, ci sta libertà, ci sta rispetto dell'altro, ci sta il grande valore di una terra che noi siamo eredi e testimoni, e quindi quando noi ricopriamo i nostri ruoli, in questo caso come ufficio di presidenza, mettendo da parte le bandiere dei partiti, siamo rappresentanti della Toscana e abbiamo il dovere di tramandare ai ragazzi quelli che sono i valori e la cultura della Toscana.